Il CAS era quello che era sotto gli occhi di tutti. Se le autostrade Messina-Catania e Messina-Palermo erano ridotte e sono ridotte come sono, è chiaro che un responsabile c'è. Questo ente doveva lavorare per assicurare manutenzione e opere infrastrutturali e non lo ha fatto. E la Regione, il governo della Regione, che doveva controllare e vigilare, non ha né controllato, né vigilato, né stimolato. In un anno è cambiata la realtà, il CAS ha ridotto il contenzioso, abbiamo trovato circa 600 milioni di debiti, avevamo 10 cantieri aperti, oggi sono oltre 30. Abbiamo riaperto al traffico 4 gallerie, già si sta lavorando sulla Messina-Catania, abbiamo predisposto altri progetti per 40 milioni di euro sulla Messina-Palermo. Io credo che nello spazio di un anno il CAS tornerà ad essere quello che doveva sempre essere. Abbiamo già chiesto e ottenuto uno studio sul consorzio autostrade per capire sostanzialmente quale valore può avere. Lo abbiamo affidato a un docente della Università di Messina. L'ANAS non è quello che noi speravamo, non è quell'azienda agile, snella, efficiente che potrebbe portare un valore aggiunto al CAS. Speriamo che qualcosa cambi, speriamo che il ministro Toninelli intervenga sull'ANAS, che in Sicilia, lo dico sottolineandolo, lascia bloccate arterie importanti nella Sicilia centrale e occidentale, e quindi se si deve fare il matrimonio si farà. Insomma, io non voglio essere Don Rodrigo per dire che questo matrimonio non sa da fare, anzi l'ho sollecitato, però il matrimonio si fa soltanto se c'è una comunione di interessi. Può essere un matrimonio d'amore, mi accontenterei di un matrimonio di interessi. Il CAS deve avere una buona reputazione proprio perché è uno strumento, un'articolazione della Regione siciliana, quindi se nessuno ha vigilato, qui hanno fatto quello che hanno voluto alcuni mascalzoni e tanti parassiti, lasciatemelo dire. Adesso hanno capito che la ricreazione è finita, le vicende giudiziarie seguiranno il loro corso, chi ha sbagliato pagherà. Noi abbiamo avviato un'opera di bonifica e di risanamento, c'è un nuovo consiglio di amministrazione guidato dall'avvocato Restuccia e noi siamo convinti che la magistratura non dovrà più avere lavoro, almeno per il futuro, in questa struttura dove ognuno deve fare il proprio dovere. Noi stiamo vigilando in maniera assai pressante. Chi sbaglia sarà accompagnato alla procura da noi senza se e senza ma. La frana dei 2 anni è la testimonianza di quello che il CAS non doveva essere e purtroppo è stato. In un anno abbiamo rimesso in piedi un progetto, ci siamo confrontati per 4 volte con gli organismi ministeriali a Roma, ormai siamo alla fase finale, fra agosto e settembre dovrebbero essere aggiudicati i lavori per cancellare questa vergogna che, ripeto, conferma come il Consorzio Autostrade Siciliane, che avrebbe dovuto subito provvedere a rimuovere quella frana, non lo ha fatto e per 3 anni è tutto rimasto in una condizione di stallo, creando ulteriori disagi a migliaia e migliaia di automobilisti. Aumenteranno le quote impiegate per la manutenzione? Noi pensiamo di poter razionalizzare le spese, certo, speriamo anche di poter chiudere presto i contenziosi per evitare di tenere partite aperte. Tenete conto che abbiamo trovato una situazione arretrata di anni ed anni, quindi tutto sta diventando complicato, ma il grosso è stato fatto e di questo voglio ringraziare i nuovi vertici del CAS e quelli uscenti, la dottoressa Trombino, tutti quelli che hanno lavorato nel silenzio del dovere, ecco come bisognerebbe lavorare nella pubblica amministrazione, lavorare e tacere.